Buongiorno signore e signori, benvenuti ancora una volta su Transport Fever 2. Sono Mike senza nome e quest'oggi, quest'oggi andiamo più nel dettaglio. Andiamo a vedere cosa si fa a Mastropio. E se vi piace ovviamente spolliciate, iniziamo subito a costruire. Abbiamo 400.000 euro, insomma i profitti sono lì tra il profitto e le perdite. Perché sapete, costruendo, continuando a costruire, rischiamo insomma di andare un po' in negativo. Ma Mike è abbastanza ottimista sul fatto che adesso si riprenderà. E male che vada, chiediamo un prestito. Cioè, sapete come si fa le cose, no? Si fanno pian pianino, un cicino alla volta. Quindi, andiamo su Buildings e andiamo sulle Staccioncines, che possiamo andare ovviamente ad attivare il filtro. E come ben sappiamo, signori, non ci serve questa. Ci serve Land Use. E come nel primo capitolo, anche qua abbiamo ovviamente i popolani. E dovete tenere a mente questa cosa. I popolani vanno da zona residenziale a industria o commercio. Non vanno mai da commercio a industria, ok? Quindi passano per forza sempre prima da casa. Mettiamola così. Questo implica il fatto che buon caro Mike potrebbe ragionare con questa sua bellissima testolina e mettere giù un terminal degli autobus tipo qua, appena fuori città. Okay. E voi dite, Mike, ma perché? Ma perché, ragazzi, lasciate che vi illumini. Allora, io potrei mettere questo e mi copre già mezza città. Perfetto. Quindi, lo mettiamo qua. Adesso partiamo con le stations. E quindi partiamo avanti e indietro da questa parte. E riapriamo di nuovo per vedere che, insomma, vabbè, è abbastanza banals capire che se io ho messo qua una stazioncina, ho coperto praticamente gran parte di questa zona. Ma non ho ancora coperto del tutto questa zona. Quindi attiviamo ancora. Mettiamo una station qua. Così. Quindi passiamo per il centro industrial. E vediamo che abbiamo praticamente coperto con questa stationcina. Ok, messa in questa position. Copre tutto la brava cicicocco. E questa sarà una linea. L'altra linea partirà sempre da qua, ma questa volta sterzerà di violenza a sinistra. Quindi andrà nella zona, ok, qua. Avremo una station qua e una da questo lato, oppure da questo lato. Vediamo, perché vedete, in base a quello che vogliamo coprire decidiamo cosa coprire. Chiaro? Evidente. Evidente. Ma se io l'ho messa qua, ok, quello è a posto. Quindi la mettiamo qua e là. Ottimo. E non so se ho fatto bene a metterle da entrambi i lati, a dire la verità. Però adesso vedremo. Vedremo. Ovviamente siamo nel 1865, ma andiamo avanti il tempo molto veloce, perché è bello iniziare dall'inizio. Ma c'abbiamo i cavalli, quindi capite che i cavalli ce ne facciamo le banane. Nel frattempo stiamo guadagnando 170.000 euro, scusate, dollari, perché siamo in un clima norvegese, americo, francofono. E quindi, a proposito di quello, c'ho il naso un po' intasato, signori, colpa dell'allergia. Ma la cittadina di Mastropio ci farà fare big money. Big money. Vi faccio vedere anche cos'altro ho aggiunto rispetto al primo episodio di ieri, che se non avete visto andate a vederlo. Andiamo quindi sul deposito e vediamo che non è il caso. Quindi andiamo sulla linea e qua inizia il ciuccio banana. Allora, il primo ciuccio banana partirà esattamente da qua. Andrà per questa station. Poi passerà per questa station e concluderà il suo giro là. Vediamo che già... Aspetta, vediamo da che parte va. Scusate, è importante vedere. Vedete, va di qua, poi va di là, poi viene di qua e torna indietro. Quindi io, visto che torna di là, potrei dirgli di passare in scioltezza da questa parte, passare quindi ancora una volta da Victoria Road e concludere a Mastropio Halt. 1 e 7. Ricordiamoci sempre la prima e l'ultima station. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 per forza, perché non è che passa in un lato e nell'altro. Quindi 5, 6 e 7. Ottimo. Linea. Allora, urbana, commercio, Mastropio. Ah, facciamo com e basta. Questo è importante perché è importante andare con ordine, perché più avanti ci inciuceremo il cervello molto male. L'altra linea sarà sempre da qua, ragazzi. Scusate, l'autosave. È partito l'autosave. Mastropio Halt. E quindi andrà per la zona industrial.
Industrial, per poi tornare indietro per Victoria Road e finire a Mastropio Halt. In realtà la fermata Victoria Road ci complica un po' le cose, perché significa che molte personcine probabilmente, invece di venire fin qua in fondo, scenderanno Victoria Road per prendere l'altra linea. E forse avrei dovuto tipo evitarla del tutto, ma lasciamola lì e vediamo. Quindi questo è Urbana in Mastropio. Ok, genius, lo so ragazzi, lo so, è potentissimo, è potentissimo. Siamo ancora con i crediti in rosso, normale. Dobbiamo comprare dei mezzi. E ovviamente cosa saranno? Saranno delle diligenze. Tre andranno sulla urbana commerciale. Anzi, ne prendiamo solo una. E la mettiamo sulla urbana industriale. Quindi andiamo sulla stazioncina, sulla urbana commerciale, di cui prendiamo l'ultimo veicolo e lo spostiamo sull'industriale. Facciamo pian pianino, un cicenino le cose. All'inizio due mezzi e due mezzi, quindi andando di prepotenza possiamo vedere la nostra bellissima carrozza che sfreccia per le strade della cittadina. C'è un po' di traffico ovviamente, perché questa è una zona di scarico per fatalità qua. Maledizione. No, perché fatalità è in mezzo ai zebedei delle linee. Ah, ok, non lo sarà più, perché come potete vedere Mastropio va verso l'esterno. Ma andiamo a vedere cosa ne pensa Mastropio di questo. Intanto, allora, questi sono i public transport che sono a 29. Ancora non influenzano la crescita della cittadina. Adesso eccolo là, 10%. Quindi abbiamo una crescita del 50% della cittadina. Il target population è di 2,58. Vuol dire che la nostra città potrà crescere di violenza fino a 260 abitanti più o meno, perché ha aumentato la sua capacità. Più aumentiamo la sua potenza a livello di traffico, e magari riusciamo anche a portarci anche della benza, la facciamo saltare tanto. Intanto ovviamente c'è un po' di rumore, un po' di missioni. Una delle novità del gioco, eccole qua, casino dovuto ovviamente a chi? Ai treni che abbiamo messo giù. La solution? Beh, la solution sarebbe quella di prendere questa linea e allargarla un po' per allontanarla dalla città. Ovviamente nel futuro avremo delle locomotive più potenti, quindi il problema si risolverà. Ma io vedo già delle personcine comparse. Una personcina che va a Victoria Road, uno che va a Manor Road, sempre sulla urbana. In realtà voi direte: ma perché hai messo fuori questo depot, questo centro di scambio? Ma in realtà ragazzi è intelligent come scelta, perché questo fa sì che le personcine siano obbligate a usare i miei mezzi. Ve lo spiego in poche parole. Il prossimo step che faremo sarà collegare Mastropio con una cittadina esterna, probabilmente. E la prima che riesco a vedere a portata di occhio è esattamente Cuculo Montano. È il Cuculo Montano, eccolo qua. Scusate, cos'è che fa questo? Il Tools Factory trasforma cosa? Le tavole, ma le tavole penso che siano tipo degli alberi da tagliare, a portare come al solito, no? I tronchetti, eccoli qua. I tronchetti, ma dove si tagliano i tronchetti? Allora, schiacciamo sull'industria, vediamo i consumers. Eccolo là, buona così, subito. E dove cacchio è la fabbrica adesso? Ah, eccole qua, aspetta, quindi da qua, da Market Rasen, ma anche da Rasen Forest 1 e 2 possiamo portare al sawmill. Molto spesso vi domanderete: ci sono tante industrie, Mike? No ragazzi, in realtà è perché, a differenza di come si faceva sul primo, qua quando aumenta la produzione, molto spesso la produzione aumenterà fino a un certo livello, e dopo, per soddisfare ad esempio le industrie, bisognerà portare da più centri le materie prime. Verranno fuori dei macelli giganteschi. Non significa, signori, che il gioco sia perfettamente super mega liscio, ok? Quando si carica ci mette sempre tanto tempo, come il primo capitolo. E devo dire che insomma è abbastanza in ciccioni e ciuccinato. Aspetta, fammi togliere i mezzi terrestri. Ah, ecco, un'altra cosa che mi è successo è che non salva le impostazioni. Cosa cacchio? Ah, perché siamo in pausa, Mike? Ok, non salva le impostations, e questo ovviamente non è che ci piace, perché comunque dovete tenere presente che è una versione prima, ovviamente, di quella che avrete voi tra le manine. Ma sono sicuro che verrà resa potentissima.
Aggiungeranno poi altre lingue, tra cui non l'italiano, prima del giorno di lancio, così è stato detto. Il 10 in teoria faranno un aggiornamento al titolo, quindi sarà da rivalutare in quel periodo per vedere l'effettiva potenza finale. Nel frattempo vediamo gli stagecoach che stanno girando, vero? Urbana, Mastropio. Ok, questa è quella industriale. Tre personcine. Eccoli qua, 1000 euro Mike. Tac, altre due personcine, via. L'importante come sempre, signori, è avere i mezzi più pieni possibili. Io sarò molto curioso di vedere lo sviluppo della cittadina, perché lo sviluppo della cittadina ovviamente avviene con le aeree, quindi anche le industrie, il look degli edifici. E se osservate anche gli indumenti del popolo. Vediamo chi è questa signorina. Amelia Mason, Heidi Patel, Frederick Johnson, Theo Smith, Abigail Robinson, Bobby Mason. Tu sarai Peps. Ok, c'è bisogno sempre di un Peps in una qualche mappa. Nel frattempo seguiamo con dei stalker l'arrivo del mezzo 11 a destination. Vero Mike? 1009, adesso è pieno. Ed è rimasta pure la signora Gracie a aspettare la prossima carrozza. Grande Mike, grande con questi servizi. Grande con questi... Madonna, quanta gente c'è nella station. La linea urbana piace a Mastropio, signori. Piace, a me piace ovviamente perché piovono soldini, come si suol dire, no? E allora cosa fa adesso Mike? Beh, come avevamo detto precedentemente, ci facciamo un bel incrocio tra treni. Guardate che meraviglia. Ok, vanno praticamente come vado io in bicicletta di solito, è 40 all'ora. Però, guarda che bello smog, Greta sarebbe fiera di noi. Comunque, a prescindere da ciò, adesso siamo pronti per iniziare con una bella, un bel passenger terminus. Allora, se io lo metto qua così, signori, se ci fate caso, si crea il collegamento con la stazioncina degli autobus. 164.000, bravo Mike! Build a passenger train station, subito l'achievement. Motivo per cui appunto ho lasciato tutto di base e non ci ho messo le mod, perché volevo subito un achievement violento. È bellissimo. Mastropio Sud, oh mio Dio. Ancora non possiamo vederlo, ma secondo me c'è anche un'altra chicca. Intanto Mastropio Sud e Mastropio Ferrovie Sud, ok? Vediamo. Guardate, c'è il sottopassaggio. Lo vedete? È trasparente. E soprattutto ci possiamo avvicinare in maniera effettiva e efficace e leggere il nome della stazioncina: Mastropio Ferrovie Sud. Wow! Tra le altre cose stavo dicendo, ancora non possiamo vederlo probabilmente. Però, oh mio Dio, non ci posso credere. Probabilmente, non so se è vero, ma fatalità, in questo momento sono le 15 e 16 minuti che sto registrando il video e l'orologio della stazione sta facendo le 3 e un quarto. Cioè qua io divento... impazzisco! Oh mio Dio! Allora, a parte queste cavolate, signori, un'altra cosa potentissima che Mike voleva fare era semplicemente dirvi che, se avete visto nel trailer, l'autobus c'aveva il nome della stazioncina. Quindi, quando noi poi diamo il nome a Victoria Road piuttosto che West Street, dovrebbero comparire i nomi con le destinazioni sui mezzi. Ovviamente lo vedremo quando arriveremo all'era necessaria. Andiamo a vedere Cuculo Montano un secondo. Potremmo fare, per non sapere energia, scrivere anche a Cuculo Montano una zona trafficosa. Ci sono altre città da collegare più in là? Non mi pare. Quindi di per sé anche Cuculo Montano potrebbe avere una stazioncina di transito. Però se noi facciamo le cose fatte bene, tra Mastropio, Cuculo Montano e Garda un giorno potremmo fare un collegamento. Anche perché qua c'è un ponticciolo, non c'è da attraversare il fiume. Di conseguenza Mike deve valutare l'utilizzo di una stazioncina violenta per il treno. Eccola là! 180.000, guardate che bella che è, come si integra benissimo. Guarda la stazioncina di Cuculo Montano. Il gioco mi sta dicendo: Mike, se rimani senza soldi prendi un prestito. Ha già capito la direzione della partita. Va bene gioco, va bene, ti credo. E quindi per questa legge scrive: con un po' di distanza mettiamo giù quello che potrebbe essere una bella stazioncina. E ancora una volta facciamo le planimetrie anche per Cuculo Montano. Vediamo quindi dove vanno le personcine.
Ricordate, cose semplici, quindi facciamo una stazioncina di qua che va nella zona industriale e una di qua che va nella zona commerciale. Questa volta è anche più semplice, non ha senso collegare commercio con industria. Genius, lo so. 12.100, eccola qua, benissimo così, bravo Mike. Tra l'altro cos'è l'ultimo? Scusatemi. Tram Depot, aha, possiamo mettere come al solito i tram, bene. Quindi, per non stare a gestire, anche qua ci faremo un paio di linee che andranno esattamente dalla station centrale, di qua, di là, e finirà il giro così, per poi tornare su Windsor Road e quindi Church Road e finirà Cuculamontano Branch. Cuculamontano Branch non mi sembra un nome adatto, ma soprattutto per le linee urbane usiamo il colore verde. Così è stato deciso. Quindi questo sarà esattamente urbana, commerciale, Cuculamontano. Facciamo un bel seleziona, ok? Tac. Quindi invio, quindi una nuova linea è tac, tac, di qua e di là, per poi tornare lì, tornare qua e concludere ancora Cuculamontano Branch, che in realtà cambierà il nome, quindi Ctrl V e abbiamo solo da cambiare IND, eccolo qua, ovviamente colore blu, perfetto. Magari teniamo dei colori chiari per i mezzi terrestri e dei colori tipo verde scuro per i mezzi che sono, che ne so, tipo industriali, commerciali, cargo. Esatto, che idea genius. Idea genius, lo so baby. Tra l'altro qua sotto vedete il totale di cargo che avete trasportato e il totale di personcine che abbiamo trasportato. Adesso gli diamo il tempo di capire ovviamente a Cuculamontano cosa sta facendo. Vediamo che ha 156 abitanti e adesso il target è già di 172, perché ovviamente è appena subentrato il trasporto pubblico. Mi piace un sacchissimo come vengono gestite le cose qua. Tra l'altro a Cuculamontano io potrei portarle il cibo, dite voi. Assolutamente. Ma a Cuculamontano mangiano rondelle e mangiano chiavi inglesi. Quindi è un po' difficile, non hanno bisogno di pane, capito? Cioè tu mi stai dicendo che il gioco ancora non ha imparato, i ragazzi qua non hanno ancora imparato a fare un cacchio di attraversamento a T, cioè a X. Se lo sapete leggere e scrivere potrei metterla qua, la station, e l'ho messa, cioè nel senso non è che potrei, l'ho messa. E vedete che Upper Mastropio, che in realtà sarà Mastropio Centrale, Mastropio Ferrovia Centrale, eccola là. C'è il Mastropio Ferrovia Centrale a posto. E quindi adesso cercheremo ancora una volta di fare un collegamento virile, che partirà da qua, sterzando. Ah, adesso me lo fai, eccolo. Mado. Hanno imparato allora. Vediamo, i 60 all'ora fino a qua li facciamo. Quindi qua tiriamo dritti ai 120. Cerchiamo di mantenerci adesso in piana, così. Così dobbiamo cercare la strada migliore, più efficace. Ovviamente passiamo in mezzo ai boschi. Sarà sexy come viaggio, signori. Bene, mi sono rimasti 130.000 euronzi in tasca. Secondo voi sono sufficienti per comprare un treno? Tra l'altro devo anche metterci giù un depot. Vero, Mike? Dov'è il depot? Il depot l'avevo messo esattamente qua. Ma devo capire se riesco a fare il collegamento. Così. È così, guarda là, madonna, che collegamento efficace ferroviario, bellissimo. E quindi semaforo one way, da questo lato è senso unico, quindi da questo lato sarà un senso unico così. Quindi ci sarà il semaforo one way prima del cambio, dopo il cambio. Quindi anche così, capite quello che sto facendo? No? Bene, nemmeno io. Ma adesso mettiamo quindi no one way e lo metteremo qua e uno qua. Buono. In poche parole abbiamo isolato quelli che sono i semafori. Abbiamo quindi un treno che viaggerà su questa linea. Guardate i riflessi dei binari, è spettacolare! E quindi andrà da questa parte. Il viaggio normale lo farà di qua, quindi c'è bisogno di 4 semafori giustamente per consentire il passaggio durante questa traversata, insomma, dell'incrocio. Dopodiché a questa parte avremo
un treno che ha bisogno di un senso unico da questa parte, quindi si deve fermare se c'è qualcuno su questo tratto, e allo stesso tempo questo si deve fermare se qualcuno di questo vuole attraversare e andare dall'altra parte. Insomma, abbiamo fatto un inciuccio, non sto qua a spiegarvelo. Tutto sto inciuccio l'abbiamo fatto semplicemente per poter andare e comprare un treno esattamente qua, nello stesso deposito di prima. Adesso direi che è il caso però di fare prima la linea, quindi direttamente da qua, la Mastropio ferrovia, Mastropio centrale, fino in fondo su Cuculo Montano, va bene. E adesso è arrivato il momento di comprare finalmente il mezzo. Il mezzo sarà una Borsig, ovviamente, e già lì siamo senza soldi. E poi ovviamente avremo le passenger car. La Borsig quanto fa? 45 al massimo, quindi non ha neanche senso star qua a prendere la Bavarian passenger car, che è vero che può tenere più persone, pesa però di più e può andare più veloce, quindi non ha molto senso. E ci prenderemo quindi la di un terzo, trasferiremo 6 persone, 12 persone, diventa già mediocre così, va bene. 18 persone però portiamo, possiamo prenderne ancora? Sì, 24 persone, forse è un po' tanto all'inizio, limitiamoci, mi costa un milioncino solo questo treno. Buono, allora forse è il caso di andare a prendere un altro milioncino, Mike, perché sai, i milioncini sono utili, non sono mai sufficienti. E comprare il primo trenozzo che andrà sulla Mastropio Cuculo Montano. Seguiamola per favore prima di concludere l'episodio. Tecnicamente entra, si mette sul binario di destra, come è stato insegnato. Questa direi di lasciarla al colore originale, ok? Questo verde ci piace. Non la trasformerò, non ci metterò il colore viola. Quindi viene di qua, cambia binarietto, si mette sulla parte destra e fa di violenza. Dove va? Dite voi. Beh, verrà qua giù. Ci sarà qualcuno a Mastropio che vuole andare fino a Cuculo Montano, vero? Destinations 20, 25, vanno per lo shop e per il lavoro. Line usage al 100% addirittura. Incredibile, c'è una sola persona al momento. Cioè, voglio andarci ma non sanno come andarci. E abbiamo inaugurato la prima linea ferroviaria di Mastropio. Mastropio, stazione centrale. Bellissimo. Aperto le porte, è già partito. Ok? Con 4 personcine. Torna indietro, branato. Adesso io faccio tornare indietro io, che c'è un altro. Almeno, guarda, ce ne sono altri 3. Guarda là, l'ho spento, è incredibile. L'ho spento, diamogli il tempo di accumulare un po' di personcine. Ok, vediamo. 3. Guarda quanti ne stanno arrivando. La mia stazione si sta riempiendo di violenza, di prepotenza, ma di tutta potenza. Io direi che concludo qua questo episodio. Quindi, il trenozzo lo facciamo tornare indietro e lo facciamo ripartire. E adesso ce lo riempiamo di gente potentissima. Oh yeah, 11 su 18 è già un altro numero potentissimo. E vedremo ovviamente i profitti nel prossimo episodio. Io sono Mike Senza Nome e vi do appuntamento al prossimo episodio. Passo e chiudo. Ciao!